Eccoci qua con un altro accessorio. Nel video scorso vi ho parlato della protezione faro di Puig. Se vi interessa, non l'avete visto, potete andare a recuperare appunto il video precedente. In questo video qua invece vi parlo di un altro coso che ho comprato, che magari molti di voi già conoscono, che è il compressorino portatile della Xiaomi, l'1S. C'è da fare una piccola premessa. Conoscevo questo prodotto da molti anni, ma non l'avevo ancora comprato per una serie di motivi, tra cui il fatto che nel corso degli ultimi 2 anni il prezzo al pubblico era salito di una ventina di euro, quindi non era più tra i 40 e i 50, ma era salito a 69 su Amazon, quindi era diventato un po' poco conveniente. Nel frattempo sono usciti altri prodotti, quindi in realtà vi parlo di questo non perché sia necessariamente il migliore, ma perché è uno di quelli che sono in circolazione da più tempo, perché su questi oggettini qua Xiaomi è un riferimento, nel senso che il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, e soprattutto perché, pur avendo puntato anche quello di Bosch, di cui vi lascio il link in descrizione, che secondo me è molto carino e ha del potenziale, dovevo scegliere tra quello lì di Bosch, che costava anche qualcosina in più, non tanto, e questo, con il vantaggio che questo lo conosco molto bene perché ce l'hanno diversi miei amici, i miei compagni di viaggio con cui giro normalmente ce l'hanno, e soprattutto ho anche avuto modo di regalarlo a degli amici, dei parenti, diciamo, ciclisti, e in tutti i casi ho avuto un feedback positivo, sia come, diciamo, impatto anche, diciamo, estetico-visivo, sia poi quello che importa, che è il funzionamento. Quindi appunto, diciamo, ho lasciato da parte lo spirito di tester che di solito mi contraddistingue di prendere il Bosch, e ho optato per questo qua. Soprattutto mi sono deciso perché la scorsa domenica ero a fare un giro in moto e a un certo punto i sensori di pressione hanno dato allerta sul pneumatico posteriore, quindi panico totale, perché ovviamente queste cose succedono sempre quando sei in un posto dimenticato da Dio. E quindi ho realizzato che avevo sì il kit tubeless per riparare le gomme, ma poi non avevo modo di rigonfiarle. E quindi ho detto assolutamente compressore nuovo. Quindi eccoci qua. Non è un vero e proprio unboxing perché l'avevo già aperto per controllare che fosse tutto ok prima di fare la review. Qualche parola però di introduzione, perché questo Xiaomi è molto molto interessante. Per le dimensioni innanzitutto, per il peso che è, diciamo, importante, però per quello che c'è dentro è meno di così non si poteva, anche perché è tutto in metallo. Per il fatto che ha una lunga, le batterie durano parecchio, e anche ha una serie di funzioni carine che hanno anche gli altri, sia chiaro, però che qua so per certo che funzionano, e quindi il motivo per cui ve lo consiglio è che conosco bene il prodotto. Quindi può fare ricariche multiple, ovviamente, ha una porta Type-C, ha ricariche fino a 8 volte, diciamo, di targa per quello che riguarda i pneumatici automobilistici, può caricare anche le forcelle, quindi l'aria compressa per chi magari va nel mondo delle bici, ha le sospensioni idrauliche, pneumatiche, quello che sia, può caricarle con questo, quindi macchine, moto, bici e sospensioni. Che dire, anche delle memorie, e ha delle modalità preimpostate, quindi potete mettere le modalità automobile, modalità che ha moto e modalità bicicletta, e poi ce n'è un'altra che adesso non mi ricordo, in cui lui va a mettere quelli che sono i suoi parametri di default, quelli, diciamo, consigliati dalle case. Nel caso delle moto è 2.4, che effettivamente ha un valore, di solito sugli anteriori soprattutto è 2.4 o 2.5, e quindi potete usare o quelle manuali o quelle automatiche o quello che vi pare. In più ha anche, intanto lo apriamo, le memorie, quindi voi potete mettere, potete salvarvi, diciamo, dei valori di riferimento senza dover tutte le volte andarle a riposizionare. Ad esempio, sapete che il tipo, io sul Tiger normalmente tengo 2.3, 2.5 o 2.4, 2.8 in base alla marca delle gomme, se è Dunlop piuttosto che Michelin, e posso salvarmi questi valori, schiaccio ok e lui mi porta all'anteriore e posteriore al valore che gli dico io. Questa cosa è molto molto carina. Se no, adesso andiamo a vedere se riesco ad estrarlo senza rompere tutto. Che l'ho rimesso via, e questa, ok, quindi questo lo mettiamo via. Eccolo qua. Uno, abbiamo naturalmente i libretti di istruzioni, senza, così, uso e manutenzione, che vabbè, cioè sono 4 funzioni, c'è poco da dire, dietro. E poi qua nella sua angolino abbiamo degli accessori, quindi ci troviamo ad avere questo che è il simpatico compressorino, molto molto ben fatto, devo dire, che siamo appunto su queste cose è molto valida. Abbiamo segnato con un anello di un colore diverso, così non vi sbagliate, perché altrimenti è super simmetrico, non si sa quale tirar via. Abbiamo segnato qua, vediamo se riesco a farvelo vedere, il bocchettone, diciamo, da cui bisogna andare a sganciare l'estremità.
l'estremità che è lunga una quindicina di centimetri, quindi vi permette di arrivare un po' dappertutto. Nel frattempo l'ho acceso. Abbiamo questo bel display con le cifre molto grosse che ci permette di andare con il rotore a impostare la pressione oppure a scegliere le funzioni tipo le memorie, che adesso ho messo PSI piuttosto che bar. Si può decidere ovviamente bar, ad esempio bar o PSI, cambia il valore, dovreste vederlo anche voi. La modalità, quindi in questo momento sono in modalità, c'è una Vespa disegnata, quindi immagino sia una bicicletta, oppure modalità manuale, appunto dipende. Tipo questa qua è la modalità auto, appare una piccola automobilina. Una volta che avete impostato quello che volete fare, in questo momento l'ho messo in modalità auto, voi andate ovviamente a connettere il pirulino qua sulla vostra valvola, e c'è anche una torcia, c'è anche una simpatica torcia, si dovrebbe vedere anche qui, quindi che aiuta a puntare, in qualche modo fa una buona luce, quindi in situazioni in cui non vedete cosa state facendo potete sfruttare la torcia, in questo momento la sto usando per abbagliarvi. Quindi attenzione anche ai dettagli, e poi schiacciate il bottone al centro. E lui soffia. Oltre a muoversi. Vedete che... questa cosa... lo fermiamo. Ovviamente lui va avanti a fare questa cosa fin tanto che non raggiunge la pressione impostata, è anche piuttosto preciso. Nel frattempo, per farvi vedere che soffiava, ho tirato fuori questo. In dotazione c'è anche un simpatico pannetto, una confezione, un coso per portarlo in giro, molto carino, perché appunto vi permette insomma di proteggerlo un minimo dai graffi, non certo dalle ammaccature, però vedete che anche in ottica moto un cosino di questo tipo insieme al kit di riparazione pneumatici in 25x25 avete un kit che vi permette di risolvere tutti i vostri problemi. In dotazione, adesso non le apro perché poi non saprei dove metterle, abbiamo il cavo di ricarica USB-C, quindi potete caricarlo sostanzialmente con qualunque caricatore che avete già a disposizione. Porta USB che è qui sotto, protetta da uno sportellino, quindi c'è anche lo sportellino di protezione in modo tale che non sia protetta da tutto quello che vi può venire in mente. E poi c'è l'ugello per quello con la, diciamo, vabbè dai, apriamolo, ho deciso che facciamo così, tanto poi li metto dentro insieme. Ah, questa plastica è in Kevlar questo sacchetto. Quindi cavetto USB-C, una ventina di centimetri, e poi c'è il questo sì, ah, questa doppia coppia di valvole. Questa qua è quella per esempio per gonfiare i palloni, banalmente. E poi c'è questo simpatico coso nero, di cui in questo momento mi sfugge l'utilità, che andiamo a vedere se ho, forse è una prolunga, ah sì, perfetto. Andiamo a fare una cosa di questo tipo e poi si va a montare. Lago. Anyway, avrete tutto il necessario per, andiamo a buttare questi qua, tutto il necessario per gonfiare appunto pneumatici, palloni, biciclette, quello che volete. Quindi è un oggetto che onestamente consiglio, vi consiglio di dare un'occhiata però anche a quello di Bosch, che secondo me è proprio un bel prodotto, quindi se siete nel dubbio potete, magari vi va di sperimentare, potete provare anche quello, altrimenti Xiaomi 1S su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Spero di non doverlo usare mai, ma di certo sarà un mio fedele compagno di viaggio d'ora in poi, per evitarsi questi sghetti clamorosi di arrivare in un posto dimenticato da Dio e vedere il sensore di pressione che ti dice fermati subito altrimenti muori. Ci vediamo al prossimo video, in cui probabilmente vi parlerò delle Trail Max Ride, delle nuove Dunlop, che sono già arrivate, ma il meteo non mi ha permesso ancora di andare a montarle, quindi prima della Sardegna, se riesco, vi parlo anche di quelle. Ci vediamo al prossimo video, ciao!